Dai, che ci trovano. No, 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 non dobbiamo fare rumore, rimanere Ok, qua ok. accucciati finché non se ne vanno. No, hai sentito? No, Se si è trovate allungato. questo Fuggi, messaggio. fuggi, Fuggi, fuggi! fuggi! Dove ti aggiri in questa giornata tutta uggiosa? Villa Mauro Bordà. Villa, tutto attaccato? Sì, Mauro Bordà tutto attaccato. Andiamo a visitare la serra, il percorso della serra della villa. Eccolo là, infatti, quello che rimane della serra. È rimasta l'intelaiatura. Poi la vediamo meglio. La serra, come ora, mi dicevano qua dei veicolati, non so se ci sono ancora, no, non ci sono più, non li vedo. E com'era? E come gli è adesso? No, vetri colorati, sì, sono dei rimasugli di vetri bianchi e arancio e qualcosa di blu si può vedere, e anche del rosso, no? Anche del rosso, no, così è rimasto, eh? Poco poco poco. Si potevano aprire, aveva le ante a ribalta per aprirsi, per far passare l'aria ovviamente nei periodi più caldi. Ed era anche a più piani, ovviamente da sopra c'era una bella terrazza dove prendere il fresco magari. Abbiamo capito un po' meglio la disposizione degli edifici. Questa è la serra dove ci troviamo noi in questo momento e questa è la villa, che dentro conserva ancora parte, vedete, i soffitti sono sfondati, probabilmente anche i pavimenti, probabilmente sono stati divelti, non è rimasto più niente, sono solo i calcinacci. Conserva ancora qualche traccia, qualche frammento pittorico, per cui questa è la serra e questa è la villa. Allora quella era proprio tutta la terrazza della villa. Come vedete è murata per non far entrare nessuno, perché probabilmente deve essere pericolante. All'interno i pavimenti e i soffitti non devono essere più tanto sicuri. Che stile era questa villa? Ecco. Oh, quando serve la pellegrinetta non c'è mai, eh? Visto che è un po' fuori dai normali giri turistici di Livorno, com'è che conosci questo posto qui? Perché il mio prof di storia dell'arte del liceo, quindi ormai sarà nel 1996. Aspetta, aspetta che c'è sto canino che non ci vuole far parlare. È il canino contro la libertà di espressione. No, mi dicevo, nel lontano 1996 il mio professore dell'epoca di storia dell'arte mi commissionò, anzi no, aspetta, no no, che tu, ero all'università, mi sa. Mi chiese, insomma, di fare un servizio sulle rovine romane a Livorno. Romane?
romane o comunque classiche. Questo è tutto tranne che romano, Giulia. Sono sui colonnati storici. Se il tuo professore dovesse vedere questo video, impazzisce. Fa istanza per farti revocare la laurea, non vorrei dirtelo, ma... insomma, ora non mi ricordo il periodo storico, comunque mi chiede di fare un'indagine. È neoclassico, Giulia. Sulle colonne neoclassiche a Livorno e tra i vari posti c'era questo colonnato. Ovviamente nell'epoca, negli anni, quando ci sono andata io, ci si poteva camminare all'interno del colonnato. Ora è recintato. Adesso c'è tutto sto imbragatura, ecco, qui. E dall'altra parte c'è l'area sgambamento canico dei canini livornesi ferocissimi. Cattivissimi. Infatti pesce cane deriva proprio il suo nome dal cane livornese che... Vabbè, comunque questo, godetevi questo colonnato perché è molto bello. Probabilmente era un pergolato, sopra c'erano rampicanti, non so di che tipo, ed era proprio un colonnato verde che portava alla villa al resto del parco, perché due terzi della proprietà era giardino. Era giardino, quindi poi ci misero tutta una serie di piante ornamentali. I cedri del Libano, l'eucalipto. Gli eucalipti. Adesso andiamo a cercarli come sul cammino di Santiago. Dobbiamo cercare un koala livornese. C'è anche il koala livornese, vuol dire? Che mangia cacciucco? Non lo so. Arrotolato nelle foglie di eucalipto. Qualcuna è anche cascata, però. Alla fine sono colonne in muratura rifinite probabilmente con la calcina. Non lo ricordavo così lungo. Non so cos'è. No? Vuol dire che ti sei ristretta nel frattempo, per cui vuol dire una volta la pellegrinetta scura era più alta, slanciata. Infatti, anche bionda. E anche bionda. E non era proprio un'altra persona. Questa livornesina qui. E prendi portava il colonnato si deve portare dalla villa a questo cos'è, un casino di delizie. Su Wikipedia non l'ho trovato. Su Wikipedia non l'ha trovato. Però ve lo facciamo vedere. Oh, guarda che bello. Tutto transennato, beh, comunque di là c'è l'area cani comunque. Non è antichissima, perché comunque il primo che l'ha acquistato è stato un mercante nel 1771. Calamai nel 1771. 71. E poi a metà 800 arrivò ai Mauro Gordato. Che tutto attaccato, Sì, che ne fecero poi la villa che ogni tanto riusciamo a vedere nei vari foto, così, tutta le foto d'epoca di repertorio. Con tantissime stanze. Aspetta, vieni. Infatti è una villa che comunque là sotto c'è Livorno e si vede il mare da qua. Cioè, è una posizione un po' defilata, è in bassa collina, e sotto là c'è Livorno, vedete, c'è il mare. E qui altri edifici ai bordi del parco. Approfittiamo di un attimo di tregua. Allora, il branco di cani è andato a rincorrere un povero runner che ha sbagliato strada. Prima sentiamo delle urla, probabilmente lo stanno spolpando. Allora noi ne approfittiamo per riprendere il colonnato da questa parte. Forse una volta era una fontana. Un bacino lì, ho voglia di riempirlo con la tanica lì, eh? Ah, è per i canini. È una risgambatura cani. Così vediamo se riusciamo a vedere un po' di più della villa, perché là è chiuso, mentre così possiamo costeggiarla un po' più a lungo in questo passando. Dobbiamo venire con la tagnolina. Ma no. Oh, guarda che bella. Quindi cos'è? Un cedro? Questo qui grande davanti a noi? Guarda che bello! E ricomincia a piovigginare. È una giornata malinconica di fine anno. È adatta per visitare, non so, una villa.
palme. Eh sì, avevo letto che c'erano anche le palme, infatti qualche palma è rimasta. Però queste, non è passato Sant'Agostino. Ma queste sono quelle normali e poi vedo anche quelle cinesi. Quella cinese? Sì, quella più bassa lì sono quelle cinesi. Allora, la villa è qui, insomma, l'ultimo piano e manca proprio il tetto. Io un recupero lo vedo difficile. Insomma. Se non è impossibile. Là in mezzo. Vedete? Tra le finestre si vede proprio. Si vede il cielo, si vede, non c'è più il soffitto. Non so, a meno che è nata proprio così, con uno spazio, un alloggiato. Credo, tra due ali. Pensi che avesse un comunissimo tetto. Sì. il tetto non c'è più. Ok, e questo è il lato corto. Va bene, diciamo che la nostra visita al parco di Villa Mauro Gordato, tutto attaccato, perché il nome del mercante era Pandeli, era di origine greca. Pandeli Mauro Gordato. E comunque sì, lui l'ha acquistata un po' prima della metà del XIX secolo e la sua famiglia l'ha tenuta fino alla Seconda Guerra Mondiale. Poi dopo, per una serie di vicissitudini, l'hanno ceduta a un consorzio, per cui ha un tubercolosario qui, che comunque faceva capo alla provincia. E poi negli anni 70 è passato proprio alla provincia di Livorno. Infatti all'ingresso c'è lo stemma della provincia di Livorno e poi lo fotografiamo. Come potete vedere, per come versa in abbandono, recuperalo, io lo vedo molto difficile. Continuava anche di qui. Vedete. Tu non lo sapevi, non hai fatto le foto, per cui che voto hai preso? No, comunque non è università, era al liceo. Al liceo possono essere così un po' più rilassati, quei periodi storici, sì, romano, neoclassico, stessa cosa. Quei 1900 anni di differenza. Cosa vuoi che sia? Tu non hai fatto le foto a questa, per cui hai preso quanto? 8. 7? 8. Potresti dovuto prendere 9 se facevi le foto anche a queste. Se queste sono ammonticchiate come macerie, praticamente. Sì. E poco distante da Villa Mauro Gordato c'è Villa Corridi. Che anche questo, a quanto pare, ha ospitato un sanatorio. Cioè, a Livorno c'era il business dei sanatori, altro che il porto, i traffici commerciali. Ecco, diciamo che Villa Corridi ha avuto una sorte migliore rispetto a Villa Mauro Gordato, perché è ancora ben tenuta. Ma qui di fianco c'è quel che rimane dell'ex sanatorio, che in effetti è più o meno nelle condizioni di Villa Mauro Gordato, l'ex sanatorio. Ok, la regola è: se ospiti un sanatorio, fai sta fine lì. Boh. Edificio pericolante. Giustamente è recintato. Poi se non ci fosse la recinzione ci sarebbe la boscaglia a tenere lontano la gente. La nostra piccola esplorazione finisce qui, grazie per averci seguito e se ci sono dei posti carini che volete che visitiamo, fatecelo sapere nei commenti. Qua a Livorno, ovviamente. Ok. Buon cammino.